Ciao, sono Luca e in questo video vedremo la differenza fra bilanciere e bilanciere Z per quanto riguarda gli esercizi per i bicipiti. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la zona centrale del corpo a livello muscolare contratta per mantenere una buona postura e la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche senza inarcarsi, compensando un'eventuale mancanza di forza. Seleziona quindi un carico in termini di bilanciere che puoi gestire al meglio per una corretta esecuzione. Le mani sul bilanciere sono ad una distanza indicativamente pari alla larghezza delle spalle. Più sono distanti fra di loro, maggiore l'apporto della porzione interna dei bicipiti, più sono vicine, maggiore è l'apporto della porzione esterna. Il movimento consiste nel flettere e nell'estendere l'articolazione dei gomiti con massima focalizzazione su contrazione e pompaggio dei bicipiti, espirando quando li contrai e inspirando nell'altra fase, da eseguire lentamente per la massima efficacia. L'arco di movimento è ampio, con buona enfasi sul tempo sotto tensione per i migliori risultati. Assicurati inoltre che l'articolazione delle spalle non intervenga. I polsi sono in linea con gli avambracci o leggermente flessi e stai anche attento che la presa sul bilanciere non sia troppo stretta per evitare di coinvolgere in maniera non corretta gli avambracci. Il curl con bilanciere normale è ovviamente un ottimo esercizio per aumentare la massa muscolare dei bicipiti. Mi raccomando, assicurati di rispettare i principi visti in precedenza, evitando quindi il cheating, utilizzando un ampio arco di movimento e un carico adeguato. L'unico vero limite può essere rappresentato dal fatto che il bilanciere, essendo dritto, può rappresentare uno stress eccessivo per quanto riguarda i polsi. Per ovviare a questo problema possiamo eseguire il curl con manubri in tutte le sue varianti, in una modalità quindi che non rappresenta uno stress per quanto riguarda i polsi. In tutte le varianti di curl con manubri assicurati che la presa non sia troppo stretta per evitare di coinvolgere in maniera non corretta gli avambracci, con il polso in linea con l'avambraccio stesso o leggermente flesso. Un vantaggio del bilanciere normale rispetto a quello EZ è che il bilanciere normale ti permette di eseguire il reverse curl con presa in pronazione, in questo caso coinvolgendo in maniera più importante gli avambracci a livello muscolare. Questa variante può quindi essere utile per cambiare lo stimolo a livello dei bicipiti per aumentare la massa muscolare. Per ovviare al problema dello stress a carico dei polsi visto con il bilanciere normale, possiamo eseguire il curl con bilanciere EZ. Utilizziamo ovviamente un bilanciere EZ che, presentando delle curve, diciamo così, rappresenta uno stress minore a carico dei polsi. Puoi variare la presa in termini di larghezza rispetto alle spalle per andare a colpire in maniera più importante la porzione interna o esterna dei bicipiti, quindi più larga è la presa maggiore sarà l'apporto della porzione interna e viceversa, e come detto in questo caso sicuramente lo stress a carico dei polsi è inferiore, quindi puoi anche osare di più in termini di carico nel corso del tempo. Quindi per concludere, sia il curl con bilanciere che con il bilanciere EZ rappresentano ottime varianti per aumentare la massa muscolare dei bicipiti. La principale differenza, come detto, consiste nel fatto che il bilanciere EZ con le sue curve, chiamiamole così, rappresenta uno stress inferiore per i polsi. Stai molto attento poi anche per quanto riguarda la presa corretta nel caso con il bilanciere EZ, e in questo caso sicuramente, dal momento che il tutto è meno stressante per le articolazioni, potrai osare un po' di più in termini di carichi utilizzati. Per quanto riguarda gli esercizi per le braccia, qui trovi gli altri video. Ti invito a iscriverti al mio canale e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online.